Questo è assurdo. Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo. Se sentite cric, crac, cric con la mia bellissima argamoscia, in sottofondo è il gatto, anzi la Titti, la gatta che sta facendo un casino. Titti, stai facendo casino. Mangia più piano che sennò si sente tutto. Vabbè. Massacra! Sto registrando questo video il 29 settembre alle ore 8:57 di mattina. Fra poco devo andare al job, al lavoro, quindi probabilmente avrò tempo di montare e caricare quello che state vedendo, forse domenica 31 oppure addirittura il 1 ottobre, lunedì. Devo vedere appena c'è un po' di tempo lo monto. Beh, sì, lo monto. Appena c'è un po' di tempo lo monto e ve lo pubblico. Capito? È uscito in edicola il nuovo Dylan Dog mensile intitolato La Fiamma. Sto andando a comprarlo. Volevi? Dico il c***o che lo compro perché, dal mio punto di vista, è il seguito dell'album mensile numero 339, Anarchia nel Regno Unito, che era stato un album veramente schifoso, un album che non raccontava il personaggio di Dylan Dog, ma raccontava delle sfumature politiche ed era un album votato più che altro a presentare i centri sociali che vanno in giro a spaccare tutto, con tanto di giustificazione da parte dell'autore che ha scritto e sceneggiato la storia. Bella raga! Già dalla copertina si capisce tutto. Dylan, che in termini grafici in questa copertina va a sostituire l'eventuale manifestante che comparirà all'interno dell'avventura. Quindi già non ci siamo, poliziotto è un assetto antisommossa, proprio di bene in meglio. Perché sia, me ne fa apposta. Ora, grazie alle mie avanzatissime doti di videomaker, vi metterò qui, in questo angolino, una delle tavole che vengono presentate sul sito della Sergio Bonelli Editore. Di solito le tavole presentate dovrebbero essere quelle fulcro, quelle più importanti, o magari anche no, ma magari quelle che riescono comunque a trasmettere al meglio quello che sarà il contenuto della storia. In questo caso abbiamo una manifestante insieme ad altri che lanciano molotov e cose del genere. Quindi, se io devo spendere 3,50 euro per assistere a... Ecco, forse così c'è meno ombra sulla mia faccia, quindi mi tolgo il cappello. A genius. Se devo pagare La. 3,50 euro per sorbirmi tutte le pippe e tutto il punto di vista dei manifestanti che a me stanno molto sulle p***e, sinceramente questi soldi non ho voglia di spenderli. Come dicevo già forse l'anno scorso nella recensione del numero 339, mi accendo il telegiornale e queste cose le posso vedere anche lì senza spendere nulla. Soggetto Emiliano Pagani è un sceneggiatore e scrittore differente da quello che abbiamo visto nel numero 339. Disegni di Daniele Caluri, copertina Gigi Cavenago, idolo. Però questo non è colpa sua, non è colpa sua questa copertina, ma a me non piace. Cioè, molto bello il tratto di Cavenago, ma il soggetto è davvero pietoso. Proprio non comprerò mai questo album, neppure a 50 centesimi fra 10 anni al mercatino dell'usato. Ma leggiamo un po' insieme la trama. Londra sta bruciando, punto esclamativo. In un quartiere periferico, virgola, le tensioni sociali a lungo sopite hanno trovato una valvola di sfogo nelle proteste contro l'ampliamento della nuova discarica. Cioè, proprio una trama da Dylan Dog ad hoc. Guarda, ci sono fantasmi, ci sono zombie, c'è l'incubo, ci sono gli universi paralleli, c'è la filosofia. Cioè, non riuscite a carpire tutte queste cose da queste poche righe, ma adesso vado avanti. Dopo giorni di proteste pacifiche, che tuttavia creavano disagio al traffico e ai lavori, perché questi ragazzi qua del centro sociale rompono perennemente il c***o, la polizia mandata a presidiare la discarica ha deciso di intervenire per disperdere i manifestanti. Dylan Dog si ritrova al centro dei violentissimi dissidi che ne scaturiranno. Ma che trama di m***o! Sì, questo video sarà pieno di parolacce, ma tanto a me piace mettere il beep beep, quindi mi diverto anche. Allora, seriamente. Cioè, quello che voglio dire io,
Perché ultimamente, 2016-2017, in questi 2 anni in particolar modo, alla Sergio Bonelli Editore alternano storie dal calibro potentissimo, come quelle di Barbato e Roy, come quelle magari con i disegni di Casertano, insomma, la Bonelli in questi ultimi 2 anni sta alternando storie fantastiche sulla serie mensile regolare, che mi sono anche piaciute, ad altri che fanno veramente pena, che non c'entrano nulla con il personaggio, che vanno a snaturare il personaggio di Dylan Dog. Uno dice una variazione sul tema ci sta, sì, ma su questi argomenti non si può, sono argomenti un po' troppo fuori luogo. Sì, anche Sclavi, anche altri autori in passato decidevano di immettere un po' di politica negli albi di Dylan Dog, ma mai in maniera così sfacciata. Sì, mi ricordo forse quell'episodio di Dylan Dog dove si parlava della Torre di Babele, quella con in copertina, con la copertina di Angelo Stando dove c'era quella torre dai 1000 segni dove si parlava in lingue diverse. Adesso non so, ve la metterò qui sempre tramite videomontaggio, non mi ricordo il titolo di quell'albo. Comunque lì Sclavi poneva una nota particolarmente marcata sulla politica, infatti non era una storia che mi era piaciuta tantissimo per determinati versi, ma è stato un caso più unico che raro. Invece adesso questa storia di mettere la politica, centri sociali, l'attualità, va bene l'attualità in Dylan Dog perché anche negli anni 80 era attuale, ha fatto successo per questo, ma non questo tipo di attualità. Insomma, se a questi autori Titti ancora ti metti a mangiare i croccantini. La vita del gatto. Il gatto mangia il croccantino, va sulla porta, rompe le perché vuole uscire, torna indietro a mangiare i croccantini, va a dormire, torna a mangiare, dorme, mangia, esce, mangia, dorme, esce, mangia, dorme. Dicevo, se a questi autori piace così tanto narrare con la mia bellissima grimoscia le vicende dei centri sociali di questi ragazzi che vanno in giro, secondo loro giustamente a spaccare tutte le vetrine dei negozi, a rompere le ci sono un sacco di giornali che parlano di questi argomenti. Vi piace scrivere queste cose? Andate lì, scrivete il vostro articolo, così siamo tutti contenti. Condividete la vostra idea, le vostre idee, le vostre impressioni, le vostre cose su un canale apposito. Dylan Dog, dal mio punto di vista, non è un canale adatto per presentare questo tipo di argomenti. Chiuso il discorso, voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, la vostra opinione è importantissima. Noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo. Non uscirà dunque la recensione di questo album in sito, usciranno recensioni di altri albi che sto leggendo in questo momento e ciao!